Ecco Daniele, per la nuova avventura a Garbagnate. Numero uno siamo. Andiamo alla grande. Bene cari amici, ci siamo. Che ne dici Daniele, il fiume più bello del mondo, che ne pensi? Mamma mia, che bello! Adesso mi butto e vado in acqua. Sì, poi c'è anche abbastanza acqua. Ci sono anche pesci rossi. Sì, fantastico. Sì, ci sono i pesci rossi, gialli, vero. E ci sono anche dei graziosi glicini, quindi Parco delle Groane, Garbagnate Milanese. Ci sono anche dei luoghi così fantastici. E siamo a Garbagnate, all'ospedale di Garbagnate, la parte praticamente l'ospedale vecchio. Chi ha messo i chiodi per terra? Io li ho messi. Ah, complimenti. Con Daniele Ravaglioli, Mauri e naturalmente Seletta. Dai, siamo tutti qua. Siamo in pantofole. Della regione al ospedale Garbagnate di Milano. Garbagnate Milanese al 16 aprile 2022. Esatto. Siamo nella parte alta. Allora, anche il Mauri fa le riprese. Non è uguale. E la chiesa, dove eravamo sotto a fare la scena di cabaret. Questa una volta era San Carlo Borromeo che assisteva ai malati in questo riquadro di vetro, vetrata artistica. C'è quello che rimane dell'organo, andiamo a vedere da più vicino. Io sono uno che soffre di vertigini, chiedo scusa per le mie vertigini. Vabbè, ma andiamo. Vediamo, vediamo. Sì. Vediamo quella parte di legno, ma l'altra volta teneva ancora. Mauri non so quanto tenga, sinceramente, c'hai ragione, perché il legno sta iniziando a vacillare e la caduta sarebbe tremenda. Questo è l'organo, cari amici. Non tenere lì, c'è un punto che... Allora, cari amici, se venite,
sappiate, il primo punto qua inizia a non tenere più. Il legno poi marcisce, poi il legno marcisce. Marcisce tutto, cari amici. Bene, bene, insomma, si fa per dire bene. Qui abbiamo delle piante in fiore, degli alberi in fiore veramente stupendi. Bellissimi. Ma questi tutti gli anni fioriscono, avete visto? E anche di qua. E anche di qua. Mauro, dai, andiamo, andiamo. Vediamo, cari amici, cosa ci può essere giù qua sotto. A parte mobili. Sussidio, parole, liturgia, ma non c'è più nulla. Quella è la parte della parrocchia, la parte bassa della parrocchia, cari amici. Sì, sì, ma... Ah, beh, io pensavo che... Cos'è che c'è qua? Ah, una... Un telo tutto colorato. Aspetta, con la chiesa tieni qua sotto, sì. Questo che devo mettere via, questo e prendere. E cari amici, allora qua documenti vari. 10 aprile 95 1995. Cerchiamo di andare avanti, ok? Qua sotto la chiesa, dove appunto abbiamo trovato questo. Qui abbiamo un po' di tavoli della parrocchia. E attrezzature ospedaliere. Cari amici, tutto bene dai sotterranei di Garbagnate. Dei passaggi, già questi sono passaggi veramente incredibili. E abbiamo dei passaggi più segreti qui, diciamo, cose che, ma neanche per i topini, i topi verrebbero qua sotto, perché sono veramente incredibili, eh? Eh sì. E quindi il pensiero di questi luoghi? Il pensiero è che non ho mai visto un posto del genere, io dico la verità. È troppo grande e ancora adesso, questa è la seconda volta che vediamo, non abbiamo mica ancora scoperto niente. Ma qua io... Ci sono dei sotterranei secondo me che sono da scoprire. Ma Daniele, io vengo qua da 8 volte e in 8 volte non sono riuscito a vedere tutto. Purtroppo sì, hanno portato via, per fortuna hanno portato via tutto, perché sennò qua sarebbe stato un macello il doppio. Però ci sono dei sotterranei che sono incredibili, è una cosa incredibile, ecco perché dicono che questi posti sono antichi qua e là, perché una volta quando facevano questi ospedali, come l'ospedale di Mombello, c'era un sotterraneo per un motivo, non era solo un passaggio per passare con le barelle, portare i malati e così, era un passaggio segreto per una persona che in quel momento, che in quei tempi non doveva farsi vedere in giro, e allora passando da sotto nessuno lo vedeva, e questi secondo me è uguale, perché qua è incredibile, cioè quello che vedo qui in questo ospedale, quello che ho visto a Mombello, quello che ho visto in altri posti, mi fa venire i brividi veramente. Con questo abbiamo detto Molto. Infatti i passaggi sono questi. Purtroppo fate voi, cari amici. Non c'è molto da vedere di altre cose, ma... Beh, molto è stato portato però... via, ma quello che c'è è tremendo. Sì, anche il modo come sono stati organizzati e costruiti, anche quel modo lì è bello, perché si vede che poi chissà quante cose che dovremmo ancora andare a vedere, però incredibile, incredibile. Per disinfettare le cose ospedaliere. Bravo,
Può essere. Abbiamo trovato con gli amici questo macchinario che forse disinfettava. No, non beh, con tutta quella che c'era da disinfettare, sì, portate i piatti. Grazie, i piatti! Sì, le cose da mangiare! È vero! Avevo capito che disinfettava qualcosa. Disinfettavano tutta la roba che si mangiava, i piatti che si mangiavano. Allora, un macchinario abbandonato che serviva per pulire le stoviglie di chi mangiava qua. Allora, i lettini della magnetoterapia. Un elevatore. E la parte addirittura qua molto stretta, è incredibile. Qua hanno, per mettere l'elevatore, l'hanno messo proprio dove capitava, eh. L'hanno messo successivamente perché ci è preso tutta la parte della finestra. Mantacarichi, sì. Vai. Cari amici, l'ascensore. Però a quanto sembra c'è solo il vano, quindi meno male che qua non si riesce ad aprire, perché sennò ci rimarremmo stecchiti, perché c'è il vano dell'ascensore, non c'è più l'ascensore. Aspetta! Quello non so. Quello che c'è. Daniele, di qualcosa di questo bellissimo posto. Non saprei di cosa dire, non ho parole, perché vedo che è un posto veramente gigante. Non credevo che fosse così proprio esagerato, perché ancora non abbiamo visto niente. L'avevo visto nei video di altre persone che era grande, però veramente non mi immaginavo una cosa del genere. Sono contento e sono contento anche di essere insieme a Gennaro Gelmini e Mauro Valetti. Grazie. Grazie. E spero che, se è quello che mi manca, lo vorrò fare poi in un secondo momento. Vedremo. Però è un posto che neanche una settimana intera ci vorrebbe per girarlo tutto. Infatti. Ma è tremendo. Però l'abitudine, ormai più di 100 urbe, allora l'abitudine, però per tutte le cose si rimane sempre un po' scioccati. Comunque è un bel dispiacere comunque abbandonare un coso così, e io mi auguro che anche se noi urbes facciamo questi video e i proprietari sicuramente guarderanno, recuperino questi posti. Che recuperano questi posti, perché è un peccato buttare via un coso così. Ne possono fare. Ma non solo i soldi, anche tutti i materiali, il territorio. Oddio, il materiale la maggior parte l'hanno tirata via, tutto. Però è un peccato lo stesso, perché va distrutto in mille pezzi che non ne vale la pena. Così. Ok. Bene, cari amici, naturalmente 16 di aprile 2022, Gennaro Gelmini, Daniele Ravaioli e Mauri. Mauri. Questa è la continuazione verso i reparti. E poi è enorme questo posto, davvero enorme. Una scala lasciata qui. E beh, interessante questa vetrata artistica. E cari amici, se prendete il trabicolo, se prendete questo a rate, comodissime rate, in regalo una lavatrice o anche una asciugabiancheria, tutto questo in comodissime rate al prezzo in sovraimpressione o in sottoespressione. Mi raccomando, chiamate. La natura e le parti dei sotterranei. Pre-
praticamente pianoforte finto, hai tasti di plastica, è tutto di plastica, di compensato di plastica, praticamente polistirolo espanso e cartone e plastica così, perché lo suonavano i matti rinchiusi nel settore psichiatrico. Per non fargli rompere nulla, gli avevano dato non certo un pianoforte vero, ma un pianoforte finto, e loro nel loro immaginario lo suonavano. E così qua all'ospedale di Garbagnate Milanese. Ma Giannini, sapevi che dovevamo venire, potevi anche tenere un po' in ordine, guarda che lavoro. È vero, togliere un po' questo bordello. Guarda, come mai? Tu, uno come te, che sei professionista, che sei un urbes, dovresti essere il principe del pulito. Il principe del pulito, ma... Sapevano che c'erano ospiti, potevano pulire un pochino. C'è anche l'antincendio, Sì, c'è di tutto. Nel caso, quando scorreggia, usa la pompa antincendio, vedrai che si spegne subito la scorreggia. Si pulisce tutto. Si spegne subito il fuoco. E qua, Garbagnate. Un ospedale senza fumo, se ci pensi, si può. Cosa ne pensi di questa frase, Daniele? Beh, io penso che sia proprio vero, guarda. No, proprio vero? Se fosse il fumo, forse sì. La gente avrebbe anche meno tumori. No. Dico la sì, verità. Sì, peccato che però... Al reparto neonatologia infantile, qui è il blocco operatorio con la sala operatoria. E qui un altro blocco operatorio, quel che rimane. Un altro blocco operatorio, quindi due sale operatorie, più invece anche una vasca. Però, sai Mauro, mi fa venire situazioni in mente un po', non come le immaginiamo, un po' situazioni particolari, perché c'era anche un reparto. C'è un buco, non so cos'è, quindi anche situazioni più difficili, complesse di quanto possiamo immaginare. Sì. Cioè, non è che si operavano soltanto i bambini, cioè nel senso portavano, facevano partorire, facevano anche operazioni ginecologiche alle donne. Mm. Qui non c'è Bertino, perché qui c'era Bertino, questa era lui. Sì, ci doveva essere qualcosa, adesso non c'è più. È rimasta. Qui ha gli studi per portare via, porca quella miseria. Non posso portare via tutto. In pratica, cari amici, come un presente da cui non riusciamo ad uscire. Naturalmente ne usciremo quando? Nel futuro. Pronto, signor Giannini, venga pure. Primo piano. Veramente, cosa ne pensi ancora di più? Cosa ne penso? Che queste cose non si possono lasciare così, bisogna dare un futuro a queste strutture, perché è veramente, non è solo un discorso di spreco, è anche un discorso di che questo era un luogo di salvezza, di praticamente di salute, per la salute, che poi invece è un luogo più, vediamo com'è. Quindi questi posti vanno assolutamente, invece di cementificare il nuovo, riprendere questi luoghi. C'è anche un bel bosco, varrebbe tanto questo posto. Ecco, nella stanza dove lavavano gli strumenti medicali durante le operazioni, per le operazioni chirurgiche, le lavavano in questi speciali macchinari. La goccia. E poi qui anche il lavabo. E abbiamo anche qualche strumento ancora. Un bel armadietto che doveva appartenere a delle infermiere che ci tenevano particolarmente. L'avevano anche un po' abbellito, perché nei momenti di lavoro, pensare alle cose belle come i fiori, le rose. E dentro cosa senti? Cosa,
Cosa c'è dentro? Sicuramente allegrava la giornata. Apri. Aprilo. No, non si apre, si vede che l'hanno trovato vuoto e non hanno finito di sforzarlo. I soliti band. Ah beh. Allora, carissimi amici. Cari amici. Io, Daniele Filippo Ravaioli, lui, Gennaro Gelmini. Siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda esplorazione. Sì, un'avventura veramente. Perché... È un'avventura veramente pesante perché appunto veramente pesa. Perché un enorme ospedale abbandonato, particolarmente. Non abbiamo potuto trovare. Non abbiamo trovato, come dice lui, i fantasmi. Abbiamo sentito rumori su rumori. Ma erano i ragazzi rumori che erano fuori. Rumori. Erano i ragazzi fuori che facevano rumore. Erano sentivo rumori parlare. Rumori. No, io dico almeno cinque rumori strani. Una suggestione che ci facciamo noi, secondo me. Perché anche andare nei sotterranei dove siamo andati noi, diciamo. È un po' pesantino perché ci sono degli angolini che ne abbiamo visti due o tre, veramente che lì se ti fai del male lì non facciamo mica più. Sono pericolosi, sì. È molto pericoloso, altro che Mombello e via. Ma ognuno Mombello... ha le sue, perché per esempio se andate nelle fabbriche, dico a chi fa urbex, nelle fabbriche le prime cose che rubano sono i tombini, nelle fabbriche ce ne sono parecchi. Sì. Quindi magari uno non se ne accorge e si sprofonda nei tombini. Lì bisogna stare molto attenti. Qua, qui no, diciamo qui che... no, perché un ospedale ha pochi tombini, per fortuna. No, qua però... l'unica cosa che non si salva sono i vetri, le porte, si dovrebbe essere salvato tutta la roba. E cinque rumori, guarda caso, in luoghi particolari. Dove c'era la chiesa all'esterno, dove sentirono anche i nostri amici gli stessi rumori, Rip Ghost, e poi anche nel sotterraneo. Nel sotterraneo si sente di più perché è vuoto, logicamente si sente di più, ma io... ma sai come nel film dell'orrore anche? Dell'opinione che io non ci credo più di tanto queste cose qua. Ci crederai? Secondo me quei rumori che noi sentiamo o sono animali che sono sotto e noi non li vediamo perché quando si sentono scappano via, oppure ci sono altre persone come in questo momento che abbiamo sentito qualcosa. Il sesto rumore inizia sempre così. Allora, cari amici, inizia sempre così. La mattina tranquilla. La mattina tranquilla. Il pomeriggio iniziano i rumori. Quando inizia a venire buio, ma noi saremo già fuori da qui, allora lì. Ecco, settimo rumore. Questa volta ho sentito. Allora, sono dei rumori, Daniele, particolari. Perché non sono rumori qualunque. Poi notare avvengono in posti particolari. Non lo so, allora questo è il pomeriggio iniziano i rumori. Questo qui comunque è la registrata del pronto soccorso. Fino a sera, ecco, questi senti, eventi se tu senti bene, aumentano. Ci sono le voci di quei ragazzi che abbiamo visto stamattina. Ma i ragazzi sono andati via di là e sono già usciti. Invece sono... E invece no, perché i ragazzi sono già andati via e sono già usciti. Come lo mettiamo? Io so che li ho visti lì prima, però... cari amici, insomma, siamo impolverati, sì, le scarpe, ci siamo come si dice? Sì, inizia a far caldo, penso che sia il momento di andare. Ci siamo trovati bene, Mauri? Perfetto. Ottimo luogo, tremendo, ma ottimo.